problema che i ragazzi e i bambini devono trovare il futuro qui da loro. E il tema dei bambini, dello spopolamento delle persone che vanno via perché per obbligo, non per scelta, è un tema determinante. E i bambini non votano, noi dobbiamo votare per loro. Noi dobbiamo puntare tutto il futuro su di loro, sui giovani ovviamente, ma i bambini in particolare, quelli anche che non sono ancora nati ma che nasceranno fra poco. E qui i bambini hanno il diritto sacrosanto di vivere a casa loro. E noi non abbiamo assolutamente nessun tipo di scusante per rifiutarci di affrontare questa sfida. Ecco perché abbiamo fatto Coraggio Italia. Perché sembra che ai bambini non interessi niente a nessuno. Parole tante, politica della famiglia, tutti hanno i loro interessi, categorie, eccetera. Poi alla fine il vero elemento trasversale è il nostro futuro. Il nostro futuro è in carne e ossa e sono i bambini. Allora, come potete immaginare di guardarli in faccia se non li costruiamo un futuro degno? Il futuro degno passa per salute e lavoro. Gli ospedali, la garanzia sanitaria che in qualche modo ci siamo conquistati negli anni, che piano piano stiamo abbandonando. E poi il lavoro. Il lavoro che per certi versi sembra quasi impossibile, sembra quasi una chimera, e sembra che l'unica soluzione sia dare un po' di soldi regalati alle persone, che non è il futuro. Allora, io mi oppongo a sta roba. Io ho votato di tutto. E ogni volta che tornavo fuori dal seggio mi dicevo, mi hanno fregato anche questa volta. Io sono proprio incazzato con la politica in generale. Poi, quando mi sono impegnato a Venezia, mi sono alleato con il centrodestra, io sono un sindaco civico, e vi dico, i sindaci civici, quelli che vengono dal mondo del lavoro, dal mondo delle professioni, dal sindacato, non hanno futuro purtroppo, perché se non sei dentro una comunità politica nazionale non hai agganci, sei solo. E allora dobbiamo riprendere le migliori occasioni, le migliori persone che si sono che sono emerse nella società. Non è che dobbiamo scegliere i nomi, li dovete scegliere voi, i vostri candidati. Lo si fa poi alle elezioni, ma in una logica di selezione dei migliori. Io dico, è successo un virus, potremo utilizzare questo momento disgraziato, perché c'è gente che è fallita o sta per fallire, perché non ci riuniamo finalmente tutti insieme? Perché non abbandoniamo i luoghi comuni, le differenze, le diffidenze uno con l'altro? Qui oggi col mondo, vi garantisco, come l'Italia, non ce n'è. La Calabria, ma anche il Veneto, siamo collegati da una parola che si chiama emigrazione. Dopo la guerra eravamo alla fame, tutti. Cioè qui non c'è da fare chi è meglio, chi è peggio. E siamo andati in giro per il mondo, i nostri antenati. Ancora oggi tornano in Italia le comunità calabre, le comunità venete, a ripercorrere le strade della loro storia. Allora noi, quando parliamo di turismo, dobbiamo capire che non sono solo persone che vengono con la macchinetta fotografica, ma sono persone che vengono a cercare la loro identità, un loro pezzo di storia. Quelle persone nel mondo hanno fatto fortuna. Stiamo parlando di comunità che in Australia, in Sud America, in Canada, sono considerati personaggi importanti e ci vogliono bene, ci amano. Noi il turismo dobbiamo immaginarlo come di nuovo un trade union per ricollegarci con loro, per poi fare le nostre esportazioni, per esportare il vino, l'olio, la trasformazione agricola, i prodotti della pesca, che non sono solo la materia prima, ma è la trasformazione alimentare che produce posti di lavoro. Noi abbiamo qui non solo molti imprenditori, ma ci sono gli imprenditori. Dobbiamo cominciare ad avere fiducia e raccontare le cose belle della Calabria. Si sentono troppe volte cose negative. E allora questa cosa non dà solo... A un certo punto ti dà amarezza, ti dà sconforto, se te la racconto 10 volte. La problematica c'è, è inutile dirlo. Ma come ognuno ha i suoi problemi. Però ci sono anche tante cose belle, dobbiamo cominciare a raccontare, a dare anche orgoglio alle persone. Io ho detto, se vince la Calabria, vince l'Italia, perché questa è la vera sfida che ci viene posta in questo periodo storico. E pensate, chi deciderà di questa sfida? Non saranno gli italiani, saranno i calabresi. Per una volta, dal dopoguerra a oggi, la Calabria è in primo piano. Decidete voi. Volete che l'Italia possa riaprirsi, faccia finalmente una pacificazione nazionale? Volete finalmente rimettervi al centro con guida calabra? Perché qui si decide, quando voi domenica nel segreto dell'urna farete la croce dove vorrete, in quel momento voi dovete guardare in faccia i vostri bambini e dire, ma io chi sto votando?
Sto votando qualcuno di serio, qualcuno che vuole fare delle cose, che sa fare, o sto votando quello che dice sono onesto e poi ha dimostrato di essere incapace? Io non sono venuto a insegnare niente. Ho detto solo, guardate che vogliamo offrirvi amicizia. Ho detto, facciamole darsene. Ci sono 800 km di mare, facciamole, le fate voi. Le dovete fare voi. Ma come tu fai i posti barca? Arrivano le rondini. Arrivano quelli con la barca che oggi girano attorno ma non si fermano perché non c'è capacità attrattiva. E attorno alle barche ci sono i soldi, ci sono gli interessi, ci sono le manutenzioni, ci sono gli artigiani, ma ci sono poi anche le persone che scendono e spendono e vengono dentro terra e conoscono. Queste non sono cose che mi invento, sono realtà. Dobbiamo lavorare perché vi venga consentito fare i padroni a casa vostra. Voi dovete fare i padroni a casa vostra, lo fate per i vostri figli. Chi meglio di voi può disegnare il futuro della Calabria? Io vengo soltanto a incitare il fatto che riconosco la capacità quando la vedo. So che c'è competenza, c'è capacità. Abbiamo l'occasione del recovery plan. Ci sono questi miliardi che girano, no? Che poi saranno debito. E devono cascare al sud. Tanti di questi soldi devono cascare al sud. Ma perché al sud? Perché in Calabria? Perché il delta di sviluppo è molto maggiore, conviene investire qua, conviene al paese investire in Calabria. Questo sto cercando di dire, e lo dico proprio ai calabresi, e i calabresi che devono dire sì, sono d'accordo, mi metto alla testa di questo movimento, non solo per cambiare la Calabria, ma per cambiare l'Italia, perché se cambiamo la Calabria, che è una sfida quasi impossibile, noi cambiamo il paese e cominciamo dalla Calabria. Tocca a voi, adesso tocca a voi. Dicono, andate a suonare i campanelli, fate campagna elettorale, è un momento magico. Oggi c'è bisogno di una grande unità nazionale, non c'è bisogno di quello che continua a offendere un altro, ad attaccare un altro. Adesso è il vostro turno, dobbiamo raccontarlo ai ragazzi, dobbiamo fornire le scuole, il materiale necessario perché possano imparare rapidamente. Sono più avanti di noi ragazzi, i ragazzi sono più svegli di noi. E capiscono se noi siamo degni e loro si fidano di noi per puntare qui il nostro futuro. Ma se vi vedono che ve ne fregate, che nessuno si interessa, io che sono un ragazzo, io comincio a dire io vado via. Questa cosa non deve succedere. Se lo vogliono fare, lo devono poter fare ovviamente. Ma non devono essere obbligati ad andare via. È questo che è immorale. Non deve più succedere. Dobbiamo guardare avanti 20 anni, non oggi o domani. Non ci sono molti imprenditori, ma quelli che ci sono tosti, ci sono. Bisogna aiutarli, aiutare loro, con norme fiscali, con norme di agevolazione. Vedremo ancora, si dovrà puntare su certi settori. Occhiuto ha detto, chiederemo al governo di togliere il commissario sulla sanità, perché è giusto che voi siate proprietari degli ospedali. Gli ospedali devono tornare in mano alla regione. In Veneto non abbiamo messo gli ospedali pubblici contro le case di cura private. Non è necessario. Possono stare le case di cura private assieme agli ospedali pubblici. Qual è la razza che devi chiudere uno contro l'altro? Non c'è necessità, perché negli ospedali pubblici si fa una sanità molto, molto popolare da una parte e molto di ricerca da un'altra, perché ci sono dei macchinari che un ospedale privato non può comprare perché non ha convenienza economica, mentre l'ospedale pubblico lo può fare. Noi tanti anni fa abbiamo comprato una TAC che costava 10-11 milioni di euro e per ammortizzarla in tempi brevi, perché poi sennò questi macchinari diventano obsoleti, abbiamo fatto girare il macchinario H24. Ti devi fare un attacco, io ti rendo disponibile il macchinario giorno e notte. Se io anche ti do una visita alle 4 di notte, tu vieni volentieri piuttosto che andare fra un anno che a quel punto là ti tocca fare il viaggio della speranza al nord per andare a fare una roba che puoi fare vicino a casa tua. Questo è un vostro diritto ed è una richiesta precisa che ho chiuso fa il governo e che io sottoscrivo in pieno. Questo non vuol dire mettersi contro i privati, tutt'altro, anche perché più sanità c'è, più ci sono medici, più ci sono infermieri, più c'è qualità. In questa competizione positiva c'è vantaggio per il cittadino. Chi si avvantaggia sono i cittadini. E la stessa cosa vale per i posti di lavoro. Non dobbiamo pensare che la concorrenza sia un problema, ma più imprenditori ci sono, più riusciamo ad agevolare quelli bravi, più noi troveremo un volano che li recuperi. Ci sono tante cose positive in Calabria, bisogna che le raccontiamo bene, senza la continua accredine, senza sempre sto rancore uno contro l'altro. Dobbiamo diventare italiani, noi ci siamo, abbiamo fatto un partito perché questa cosa non sia soltanto una questione
di un singolo comune. Non abbiamo fatto una componente, noi abbiamo fatto un partito, vuol dire un gruppo parlamentare, il che è certo che noi ci presenteremo alle prossime elezioni politiche, sicuro, perché non perdiamo tempo. Perché c'è un partito in più? Perché nel centro-destra non c'era futuro. Avevamo bisogno dell'area liberale, democratica, onesta, che esiste nel paese, è maggioranza del paese, ma che non trovava. Allora, senza attaccare nessuno, noi diciamo, facciamo la nostra proposta e i cittadini seriamente scelgono. Noi gli diciamo cosa vogliamo. Non abbiamo bisogno di demolire le idee degli altri, quando ci sono. Gestire la macchina complessa dello Stato non è una roba per tutti. Quando vai a parlare con i grandi della terra, devi essere competente. Qui ci sono le vite dei bambini, la cosa dell'ecologia, le spazzature. Bisogna dire la verità alle persone. Io sono andato a vedere al nord Europa cosa fanno. Loro hanno una sensibilità ambientale molto più avanzata della nostra. Cosa fanno le spazzature? Fanno i termovalorizzatori, le bruciano le spazzature. Dentro un sistema di recupero dei fumi, eccetera, non esce niente. Invece la cosa più inquinante di tutti sono le discariche. Perché in 30 anni, no, oggi, in 30 anni, quella continua a buttare spazzatura comincia a fare i liquami che vanno nel sottosuolo, producono atrazine, inquinano le acque e moriamo di tumori e leucemie. Questa è la realtà. Non è che puoi dire io le spazzature le do via e poi le pagate voi, perché io sono incapace, voi pagate le tasse doppie. Chiedi a un bar, a un locale, cosa gli costa la tassa sull'immondizia. Se io gliela raddoppio, lui veramente, sai quante arance deve vendere uno per pagare 1.000 euro di tassa di spazzatura? E questo va fuori di mercato, non riesce a guadagnare. E se non guadagna, non riesce a rigirare, non riesce a assumere la gente. Dobbiamo tornare a essere competitivi europei. Siamo in Europa e facciamo sta Europa. Cominciamo dalla Calabria.